Ma avete un bel panorama da queste parti. Bella mica ciuccona. Ehi là. Com'è? Ehi là. Ehi qua. Però, che bel cadetto, eh? Cadetto? Che bel cadetto! Cadetto? Ma cadetto voi! Ah, io non ho detto niente! Oh questo! Siamo qui per un guasto, un direi fortunato guasto alle macchine. Fortunato, no? E certo, perché questo è un paese meraviglioso, tutto pieno di insenature, golfi, pronto! Niente, non c'è niente da fare. No, 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 se siete venuti per questo non c'è niente da fare. Ah, e perché? Vedete quei campanelli lassù? Sicuro. Allora, sappiate che suonano. Ah, che carini, ma me l'avevano detto. Chissà Natale che c'è. Ma sì, suonano, sono divertenti, però vedete, suonano anche quando una moglie o una fidanzata è sul punto di... Beh, mi avete capito. Sì, e suonano anche soltanto per un bacetto piccolo, così, così, piccolino. Certo. Che peccato, eh? Non sapete cosa vi siete persa? Al mio paese mi chiamano Labrador. Permettete che io mi presenti? Sono la gaffa. E modestamente, saresti Fubi, il guardia marina di quella nave che ha appena attraccato in porto. E voi chi foste? Ah, io foste Bonbon. Molto piacere, Bonbon. Io pensate, saresti anche il marconista di quella nave. Ah! Nel senso di Marcantonio! No, no, quello è troppo per me! Ah, nel senso di... alfabeto Morse! Oh, ma lo conosco benissimo l'alfabeto Morse! Sapete, punto, linea, punto, linea, linea, punto, 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 linea e punto! S.O.S. Beh, si vede che siete una donna che ha molto viaggiato, sì, eh? Sì, ho viaggiato molto, ma con le mie gambe, sapete, sono stata anche ad Amsterdam. Ah, e siete stata anche all'Aia? Certo. Con le vostre belle gambe all'Aia? Certo. Fu lì che conobbi. Chi? Un pechinese. Un cane? Ma no, un guardiamarina cinese. Ah, un guardiamarina, beh, come me. Sì, aveva i capelli castani. Come me. Gli occhi marroni. Come me. Era alto, muscoloso e bello. Tre doti che non conosco. Mi invitò a cena, sapete? Pasticcini con la mostarda. La questione si fa piccante, poi? E poi mangiamo il pollo, sì. Ah, buono il pollo. Lui imitava l'ala. E voi? La coscia. Conosco il menù. E poi? E poi, come dice mio marito, sono... scivolata. Scivolata nel senso che? Nel senso che è scivolata. Che senso scivolare in quel senso? Nel senso che con quanto buon senso scivolerei con voi in tutti i sensi. L'indomani. No, un momento signora, voi vi passate dalla storia antica alla storia moderna, a me interessa il romanticismo. No, l'indomani partì per fare le carte per sposarci. Aia. L'ho aspettato 3 anni e siccome non tornò più, fui costretta a sposare Tarquinio. E del cagnolino, cioè del pechinese non avete più saputo nulla? Beh, insomma, mi fece un bel regalo, ah. Mi regalò un orologio con la suoneria. Beh, non si può dire che si è rovinato. No, ma era carino, perché quando... non ce l'ho più, perché... Faceva così, ecco, faceva. Quando suonava le 3, faceva. Drin, 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 drin. Quando suonava le 4, faceva. Drin, 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 drin. Quando suonava le 5, drin, 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 drin. Sì, sì, ho capito, deve essere interessante quando suona la mezzanotte, appunto, dicevo, vediamo. Ma no? Non ce l'ho più, perché mio marito mi disse che non potevo portare il simbolo del mio disonore. Bravo Tarquinio! E allora lo porta lui. Bravo Tarquinio! Eh sì, però non è contento perché ritarda. Ah, ritarderà anche, ma non sarà mai lento quanto è lento vostro marito. Sentite, voi da dove venite adesso con la vostra bella nave? Ah, veniamo direttamente da Giappone, lì ne ho visti di tutti i colori, soprattutto gialle.
Scusate, allora voi siete anche poliglotta? Ah, con la lingua io ci so molto fare. In ogni posto. Simpatico. Allora, faccio un esempio? No. Dietemi un po'. Cosa dicono, per esempio, normalmente i giapponesi? Una conversazione così, pacata, sì, 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 borghese, così, due chiacchiere tra amici, sì, parla più o meno così. Suzuki, Kawasaki, sushi, sashimi, tempura! Mamma mia, che paura però che mi fa. E scusate, e invece gli innamorati, cosa dicono? Ah, vabbè, per gli innamorati è molto diverso, c'è un linguaggio molto più fine, molto carino, che fa più o meno così. Suzuki, Kawasaki, sushi, sashimi, tempura, dokoyo, koyo, Kama Sutra! Perdonate. Guardate, se volete sapere qualcosa sull'amore in tutto il mondo, ho con me, a bordo della mia nave, un piccolo diario da me redatto. L'amore attraverso il mondo. Guida illustrata teorico-pratica. Che ne dite se stasera, appunto, al chiaro di luna, noi lo leggessimo insieme, poi... Ma lo leggessimo in che senso? Nel senso di leggessimo, e poi leggessimo. Va bene. Perdonate se sono così focoso, ma vengo direttamente dal Giappone, una terra meravigliosa, dove tutto parla d'amore, anche una piccola tazza di tè. Mia cucina graziosa, da chi mo' provar con me per accanto a te una tazzina di tè. Nella fragile tazza di tè, nell'amore che profuma, come l'odo che sa da me per te, non mi vuoi più da te. Stringi a sé, io voglio te. Per voi babbo nel mondo di toro, siamo ricci soltanto il mio. Allora come si fa? Così. Così non cominciare. Sì, sì. Il romanzo non può mai cambiare. La regina graziosa musmè, nel timono di Kamado, col tuo barco sempre accanto a te, una tazzina di te. Nella fragile tazza di te, e l'amore ti profuma, come il loco che sei da dire perché, non mi vuoi tutto per te. Hanno sempre detto, ragazzo, quando vedi una donna che ti piace, tu non capisci più un tavolo. Ah, Tarquinio, Basilio, andiamo in birreria a berci una bella birra. Pomerania, io esco con gli amici, mi raccomando non uscire di casa. Sei geloso? No, ho paura che t'arrestino. Andiamo a berci un bel boccale di birra. Sì, ma chi paga? Ma si fa come in tutti i paesi civili, si fa pagare al contribuente. Come si fa? Ma semplice, si mette una voce in bilancio. Spese straordinarie per annaffiamento ugolare. Thank you.
Che notte meravigliosa. È un incanto. È il destino che ci ha fatto incontrare. No, è un guasto alle vostre macchine. Ma venite, dalla mia camera si vede l'orsa maggiore. Oh, Bonbon, che piacere incontrarvi! Bonbon, lo sentite l'usignolo? Siete due bricconi, voi e l'usignolo! Dalla mia finestra si vede la stella polare! Io invece mi oriento meglio con la Via Lattea! Chip! Ma quanto strilla questo signolo? Guardate, Bonbon, ho qui con me, guarda caso, il mio diario. L'amore attraverso il mondo, guida illustrata, teorico, sì, pratica. Se volete, sì, se volete, io ve lo faccio vedere. Va bene, dai. Ma quanto strilla strano questo signolo? Insomma, sì. Ok, va bene, tutto a posto. Aspettatemi a casa mia, la porta a destra, va bene? La porta a destra, dove è fatta? Sarà una notte meravigliosa. Bonbon, mi muove, che meraviglia. Ragazzo, ho un appuntamento con la biondina. Vai, vai, Tom, divertiti, vai, vai. Ah, questo è il paese dell'amore, altro che campanelli. Adesso vado da Bonbon. Un momento, adesso farei a casa di Bonbon. No, calma, ragazzo, calma, andiamo per escursione. Dunque, in quella casa è entrato il capitano, in quella casa è entrato Tom, in quella casa non è entrato nessuno, allora quella è la casa di Bonbon, giusto? Allora io vado, eh? Amore mio, aspettami, vengo da te, carica! Io credo che al mondo non esista niente di più delizioso di un boccale di birra. No, no, no! C'è una boccata della mia birra! No! C'è un bacio della mia mela! Ora stava dormendo un sonno tranquillo del cantore e dell'onestà. Sì, sì, sospira sempre in sogno. E sai che fa? Papà. In mancanza d'altro mi piacciono i due. Ignorante, l'esecutivo di Basilio. Anche nel Bonbon nel sonno sospira e dice tac, 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 tac. Ha dimenticato il rubinetto aperto. No! È diminutivo di Torfino, di Torfino, e nel sogno dice dammi l'ala che io ti do la coscia. Ma che sogni strani, eh? Ma che sogni gastroerotici! E Pomerania, Pomerania non sogna, lei russa sempre. Ma è una brava donna. Sì, sì, sì. È una brava donna. Io a notte, prima di andare a letto, mi inginocchio e dico signore, grazie che mi hai dato una moglie così, ma io una moglie così non la merito, non la merito. E riprenditela, sono 30 anni che lo prego, non la vuole nemmeno lui. Ah. Dormire? Sì, sì. Buonanotte, buonanotte. Piano, piano, però non le disturbi. È la leggenda dei campanelli. Oh!
L'amore attraverso il mondo. Storie di viaggi e di avventure. All'isola Marchesi, quando una giovinetta si innamora di un guerriero della sua tribù, gira tre volte vorticosamente intorno all'uomo gridando Yoko Tako Ti, Yoko Tako Tu, che nel dialetto delle isole significa o guerriero io t'amo o guerriero io t'adoro. Oh, mio amante sconosciuto, perché mi hai lasciato questo piccolo libro? Vuoi tu aprirmi nuovi orizzonti? Vuoi rischiudermi a nuove voluttà? Ebbene sì, che mi importa se non conosco il tuo nome? Per me ti chiami amore. Che mi importa se l'oscurità mi ha proibito di vedere il tuo dolce viso? Io saprò ritrovarti riconoscendo fra mille il profumo della tua pelle. No, ma chi sei, mio amante misterioso? Forse Adone, Adone in persona. Oh, mio Adone, tu mi hai messo la febbre del sangue. E io correrò a te frenente, intrecciando danze lascive. Sarò la tua, Salomè, e strappandomi veli ad uno, canterò una dolce lelia d'amore. E io vedevo te, io vedevo tu, io vedevo te, io vedevo tu. Mi piace. No, campanelli che suonavano, pareti che urlavano, mogli che scappavano, e poi vengono da me e mi dicono vai, vai, tranquillizzali, non sarà facile, eh. Ma dico io, come ho fatto a non accorgermi che quella non era la casa di Bombon? E poi lei aveva i baffi, la barba, i due treccini inabitati, durissime, durissime. Una a un tratto mi è andata in un occhio e tutto il peggio. Io potevo tu! No, ma quello è il mio diario. Allora, quello è il mio peccato notturno. Beh, non importa costi quello che costi, devo recuperarlo. Signora! Signora! Ufficialetto! Come sei bello! Sarà il fascino della divisa! Ufficialetto, posso fare qualche cosa per te? No, no, grazie, avete già fatto anche troppo! No, io non ho fatto niente! Ah, vuoi che faccia la danza? Dei sette veli! No, signora, potreste prendere freddo! Che carino! Allora ti canto una lelia d'amore che è scritta su questo libro, sai? E dice che si gira tre volte, vorticosamente, intorno all'uomo così, guarda, io... Dicevo, signora, permette? Sì, permetto tutto, rendimi, sono tutto tuo. Dicevo, signora, permette, perché questo qui è il mio diario. Il diario? Il diario è tuo? Ma se il diario è tuo, tu sei il mio amante, l'uomo di questa notte. No, no, una volta basta. Vieni qua, ti prego, Adone, ti prego. Rendimi, strapazzami. Aspetta che non sto in piedi. Ho fatto un fioretto! Ma ti prego, ogni mi sciupacchiami! Ma da questa parte mi viene meglio! Sono a dieta, aiuto! Tanto che sono politico, ti prego, signora, perché con no, me... Guarda, sei la bambina! Io adoro i bambini, figlia sua, vero? Figlia sua. Adoro i bambini, ne avremo tanto! Ho preso il pillolo! E avanti, io ho preso la pillola del giorno dopo, Tommaso! Vieni su, ti prego! Aiuto! Aiuto! Ah, dico, l'hai finita, non mi fare arrabbiare, perché se io mi arrabbio divento brutta! No, grazie, basta così! Vieni su, vieni, Dio, fatti avere, vieni su, vieni!
Va bene. Sai cosa farò? Ho paura di saperlo. No, divorzierò e ti sposerò. Signora, io non posso divorziare. Perché? Non sono sposato. Non fa niente, sarò la tua concubina. Solo controllo il concubinaggio. Va bene, dai, vuol dire che andrò ad aspettarti nuda in riva al mare con una collana di fiori. Verrà un infarto ai pesce cani. Eccola là, la divoratrice di marine militari. No, oh, che colpa ne ho io? Se nel mio cuore c'era un usignuolo che dormiva e improvvisamente si è svegliato. Il vostro usignuolo è un porco. Ma cosa vuoi capirne tu di passione, di amore, di sacrificio? Ti getteresti nel fuoco per salvarmi? Prova, prova e vedrai. Essere volgare, non sei nemmeno un uomo. Ah, te lo faccio vedere io se sono un uomo. E sarebbe ora. Tu non sarai mai un uomo, quello sì che era buono. Ti ho detto che devi restare in casa. Ma non posso restare in casa sapendo che tu sei in collera con me. Okay. Tu mi devi perdonare. Oh. No, basta, basta, non posso passare tutta la mia vita a perdonarti. Per una volta in più, una volta in meno. Ma il problema con te è che è sempre una volta in più e mai una volta in meno. Oh. Ecco il signor Lagasse. Allora. Signor Lagasse, diteglielo anche voi. Che cosa? Che mi deve perdonare. Ma via, signor Torpiglia, perdonatela. L'ho già detto, non posso passare tutta la mia vita a perdonare mia moglie. Sono stufo! E poi, di che cosa mi si rimprovera? Ah, di che cosa ti rimprovero? Sì, di che cosa la rimproverate? E voi non vi picciate. Ti rimprovero di aver fatto con un altro certi atti. Ah, sì, tutto qui. Ah, sì, tutto qui. Certi gesti. Ah, sì, tutto qui. Ah, sì, tutto qui. E poi smettetela di fare il pappagallo. Insomma, di averci pettato con un altro. Tutto qui. Qua? Tutto lì? Ho detto lì. Ah, e vi pare che basti? Ah, io chissà che cosa mi credevo. Ah, secondo voi ha fatto bene? No, 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 ha sbagliato un uomo. Ma via, signor Tarquinio, ma l'avete vista bene vostra moglie Bonbon? Bonbon è una donna ardente, esuberante, esplosiva. E certo, e quando un pasto è troppo abbondante per uno solo? Per mangiarlo ci si mette a tavola in due. Adesso basta, basta, non ne posso più. Io me ne vado, vado via. E guarda che allora vedi che spengo, vieni qua Tarquinio! E non chiamarmi più Tarquinio, da oggi sono Cornelio! Ecco. Mi ha anche abbandonata. Ma no, non fate così, mi devo inventare qualcosa. Bonbon, ho una cosa apposta per voi. Ah, sì? Un bellissimo ballo. Un fallo? No, dicevo un ballo. Ah, un ballo. Forse conoscete la giavanese. Certo che la conosco. Ah, dall'isola di Giava. Certo, e come mai di Giava questa cosa? Volete saperlo? Sì. Sicura, sicura, sicura? Certo. Perché è a Giava. Sì, dove siete? Di qua, si mangia. Sì. Si beve. Si balla la Giava. Scusate, allora, come mai allora non da Ischia? Oh, Ischia! Ah, perché ad Ischia, Ischia. Invece si mangia. Si mangia. Si beve. Si beve. E si fischia. E si fischia. Prego, maestro. Un uomo suole aver per suoi compagni di piacer nelle sere lunghe e nere va con sé. Le giovani però all'orche uomini faccio sulla luna, al chiar di luna le si muovono il pie. Intrecciano la danza già l'usanza per il paese e cantano grazio
dare il banco dell'importazione. Avrete gran successo del sesso nei saloni. Il gran successo nei saloni. Fatemi vedere. Pronto sono. Balla la giara, boccuccia di baci. Gira, gira, soldini e baci. Ragazzi, è arrivato il vaporetto con le canzonettine. Ah, carino, ma tanto ormai non servono più. Già, è vero, tanto ormai ci ah, sono. Eccoli là. Ci spiegherete che cosa significa la vostra volontà. Ci direte che cosa significa il vostro sguardo di sfida. Basta! Parliamo uno alla volta! Uno alla volta! Uno alla volta! Per carità! Giusto! Faccia un passo avanti e parli per primo il più cretino! Parlo io! C'è sempre! Signori marinai della Marina di Mare! Perché c'è la Marina di Montagna? Il fatto che voi avete fatto è un fatto che non andava fatto affatto! Se il fatto che voi avete fatto l'avessimo noi a voi fatto, che cosa avreste fatto? Ma siccome il fatto noi a voi non l'abbiamo fatto, e quando l'atto è fatto, quel che è fatto è fatto.